Giovanni, allora, primo tempo con una partita non da playoff, francamente, no? Con tanto attacco, molto frizzante come partita. Poi è successo nel secondo tempo? Perché inevitabilmente dopo il quarto fallo di tutti, l'antisportivo, terzo e quarto fallo antisportivo di Zitiello, insomma, poi è girata la partita con anche un arbitraggio che l'abbiamo capito un po' con tutti. È stato, l'arbitraggio penso sia stato identico, dove tutti abbiamo qualcosa da dire. E quindi a questo punto è. Sicuramente noi non siamo una squadra da 44, da 45, non te da 46. Sì. Quindi per noi quello è un punteggio che era. Non ci piaceva, non mi piaceva, non andava bene, era una cosa che noi comunque non possiamo concedere in casa nostra, l'abbiamo fatto per 30. Quasi 40 partite, perché abbiamo dato 3, 2, 5, siamo 35, 3 di Coppa Italia, 38. Questa 39esima partita, noi un punteggio così alto non abbiamo concesso a nessuno, soprattutto in casa nostra. Quindi non poteva andare in quel modo. Eravamo, come sempre succede, in una finale, entrati tutte e due le squadre, secondo me, con la voglia di far tanto, di far bene, di farsi vedere. Quando invece ci siamo anche dimenticati, per quanto riguarda la squadra, ci siamo dimenticati che noi siamo anche una squadra di lavoratori, siamo una squadra che si sporca le mani, le gambe, le ginocchia, che dobbiamo essere anche molto più concreti. Quello che non siamo riusciti a fare invece nel primo quarto. Terzo e quarto quarto siamo tornati a dare 12 punti nel terzo quarto, poi 20 nel quarto, ma quando contava ne avevano fatti 6-8 punti. Quindi fino a quando contava abbiamo fatto fare 20 punti ai nostri avversari, che è quello che ci appartiene come storia, come squadra, come solidità, come tipo di gioco che abbiamo. Sicuramente non possiamo ripetere lo stesso errore in gara 2, perché diventa fondamentale contro una squadra che ha talento, contro una squadra che ha tanto talento, e quindi dobbiamo cercare di essere decisamente più aggressivi su alcune situazioni che avevamo anche preparato e che sapevamo che non potevamo concedere ai nostri avversari. E invece nel primo tempo è vero anche, deve essere sincero, che tiro di tabella, imparare tre punti, un po' di cose, un po' di tiri con le mani in faccia, vedete, sono stati bravi loro a riuscire a ottenerli, a riuscire a realizzarli, ma noi sicuramente un po' troppo morti. L'idea era sempre quella di andare sotto, no? Cioè di cercare di punire, no, loro cambiano su tutti i blocchi. Sai, loro hanno questo tipo di... loro giocano così da 38 partite, anche loro hanno fatto capitare, hanno qualcuno meno di noi, perché sono andati il primo turno, perché loro giocano così. Loro giocano così da sempre, quindi non è stata una sorpresa oggi giocare contro di loro, nel senso che è una squadra che è abbastanza, diciamo, ormai nota a tutti per come gioca, ha giocato così le partite di playoff, ha giocato così tutto il campionato, quindi è una squadra che sapevamo, che facendo cambi sistematici, proteggendo tanto l'aria, ci avrebbe lasciato forse qualche spazio in più da tre punti, ci avrebbe lasciato forse qualche mismatch dentro l'aria, ci avrebbe lasciato forse qualche uno contro uno con un giocatore decisamente più lenti come Banti, come Genovese, e noi su quello dovevamo fare, avevamo, diciamo, improntato la nostra partita. Sappiamo, è una squadra che gioca in questo modo, sapevamo come aveva fatto questa 3-2, dove che lui ripropone, la sua avversaria ripropone da parecchio una partita, voglio dire, dove si avvino quasi subito, però alla fine partono in quel modo, poi si avvino abbastanza in fretta, quindi è una squadra che noi conoscevamo e conosciamo bene. Oggi abbiamo avuto la conferma delle cose che conoscevamo, abbiamo avuto addirittura la conferma che sono cose che loro fanno e continueranno a fare pensando di giocare anche contro di noi, non hanno cambiato nulla il loro schema di gioco, hanno pensato di giocare la stessa maniera anche contro di noi. E quindi è una squadra che erano pronti ad affrontare, perché nonostante il nemico Polignano giocasse gara 5 senza Gatti, deve essere sincero, era normale che giocassimo contro Firenze. Se avessi avuto Gatti forse la cosa in più lo dovevo anche fare, però senza Gatti era veramente difficile pensare che gara 5 potesse volgere a favore non di Firenze ma del nemico Bolignano. Quindi da un po' di tempo, abbiamo giocato anche contro Montecatini, non ti nascondo, per fare le stesse identiche cose, certo con degli interpreti diversi. Abbiamo giocato contro San Giorgio a Legnano, che su per giù faceva quasi le stesse cose, quindi sono ormai 9 partite che giochiamo alla stessa maniera. Quindi noi eravamo pronti a questo tipo di partita. Sicuramente, ribadisco, l'unica cosa che non mi piace in questa parte sono i 27 punti subiti al primo quarto, dove però sapevamo anche che Firenze tutti i primi quarti, dalla prima partita fino all'ultima giocata, l'ultima scorsa contro
il mio amico Polignano contro Valsese, i primi quarti sono i quarti più importanti della nostra squadra avversaria, dove fa, dove spingono, dove corrono, dove cercano comunque di aggredire il campo. Quindi sapevamo anche che i primi quarti erano i quarti più temibili. Vorrei un tuo parere sulla crescita di Mbappé. Io di crescita, per essere sincero, me ne frega anche un po', voglio dire, nel senso che poi... Non è una domanda, sono convinto che qualcosa tra gara 1 e gara 2 cambierà, ma d'altronde noi facciamo, adesso andiamo a casa, ci mangiamo qualcosa, poi stasera riprenderemo la partita per cercare di adattare anche noi, di modificare delle cose che non sono andate bene, quindi penso lo facciano anche i nostri colleghi, ma poco importa, qui si gioca una finale dove c'è anche poco tempo di gioire, perché non c'è nulla da gioire, solamente una gara abbiamo fatto e non cambia niente per noi. Dobbiamo cercare di vincere la seconda gara, che diventa ancora più importante rispetto a questa, per cercare di andare a Firenze sul 2-0, e sappiamo che non sarà facile, perché di fronte abbiamo giocatori e allenatori importanti, abbiamo una squadra dove giocatori di esperienza, ci aspettiamo un Berti migliore, ci aspettiamo un grande, più lucido anche negli ultimi due quarti, un Genovese che ha già fatto vedere qualche qualità, tutti i giocatori che conosco, per averci giocato contro, per averli anche allenati, questo qua. Quindi è normale che mi aspetto una crescita da parte loro, come mi aspetto di fare ancora una meraviglia. È normale che tutti e due lavoreremo su gara 2 dove nulla è scontato, dove non ci sono pronostici a favore o a sfavore, dove tutto si va e si rimette in gioco, perché ribadisco, playoff è inutile ricordare quello che si è fatto nella prima gara, perché tanto nella seconda potrebbe cambiare tutto e arrivare all'opposto di quello che ho fatto fino a 3 secondi fa. Quindi avere la capacità, ripeto, di essere pronti a questo tipo di cambiamento che potrebbe la squadra avversaria cercare di proporre in gara 2. Noi oggi, ripeto, è normale che non è che prepariamo le partite sui giochi avversari, perché sarebbe assurdo, ogni squadra ha un gruppo di 20-30 situazioni offensive, noi ci affidiamo alle regole che da 9 mesi ci siamo dati. Quindi noi abbiamo delle regole che ci siamo dati, offensive e difensive, e lavoriamo su quelle, e quando c'è un errore cerchiamo di far capire dove c'è l'errore e dove bisogna migliorarsi. Ma dove è sincero, se devo preparare una gara, normale che mi provo la gara per le caratteristiche individuali dei giocatori avversari, su quello sicuramente lo facciamo, ma tutte le squadre sono qua. Grazie a tutti. Grazie a voi.